No, ti posso dire una cosa carina che mi ha fatto molto piacere. Il mio personaggio in sceneggiatura non esiste. È Neri Parenti e mi chiama e dice: Sandro, io hai una bella faccia, vorrei lavorare con te. Facciamo una cosa, vieni sul set, no? Inventiamo il tuo personaggio man mano che andiamo avanti. Quindi abbiamo fatto la prima scena che abbiamo fatto era quella del telefono, balliamo. È carina, tant'è vero che Banfi mi aveva fatto i complimenti, ma con Banfi avevo già lavorato altre volte. Mi ha fatto molti complimenti. Poi dopo, non mi ricordo le altre scene adesso in ordine, però mi ricordo che Villaggio aveva detto: Ah, ma Sandro è uno dei nostri ormai, è bravissimo, è bravo. Quindi, insomma, da uno, due, tre, quattro cose, alla fine sono diventato protagonista insieme a Banfi. E questo è De Simone, non c'era. Tra l'altro, De Simone era l'agente di Banfi. Ah, Per prendere in giro lui, mi hanno chiamato De Simone. ma pensa te, questo non lo so. E com'è stato lavorare con Baffi e Villaggio, con loro? Poi con Banfi abbiamo fatto altri film, abbiamo fatto anche una serie televisiva, Commissario Zagaria. Ah, Il Vigile Urbano. il vigile urbano, è vero. Sempre di Castellano e Pipolo, ecco, mi ero scordato. Ho fatto il vigile urbano e io facevo il prete. E poi ricchissimi, praticamente in mutande, zucca, miele e peperoncino. Poi con Banfi abbiamo fatto anche il commissario Zagaria, Commissario abbiamo Zagaria. girato a Lecce, anche lì l'ha prodotto Banfi quel film lì. Mi ha chiamato e ha detto: Sandro, guarda, siccome mi fermano per strada, mi chiedono sempre di De Simone, facciamo di nuovo la coppia del commissario e De Simone. Va bene. A te ti ricordano, ti fermano ancora per strada e ti chiedono magari. De Simone, mi chiamano De Simone, guarda, non mi hanno mai, forse adesso qualcuno, ma non mi hanno mai chiamato per nome. Mi chiamano Puddu, mi chiamano Puceddu, mi chiamano De Simone. Non mi chiamano Sandro.